Digit Fox World Video Games presenta. Facciamo muovere anche la seconda squadra. Infantry reporting for duty. Infantry moving. Facciamo avanzare la prima. Reporting for duty. On the way. Attenzione. Contatti, due contatti. Yes. Ready for battle. Infantry on the move. Yes. Come on. Got my bandages ready. Any orders, sir? Almost done, boys. Just one more push and everyone gets their much-deserved R&R. There's a Kraut training camp on the other side of the dam. We're in it, and the sector is ours. Orders. On the way. I'm badly wounded! Chiamiamo la seconda squadra dentro. Bullet storm! Infantry ready? Seconda squadra sta dirigendo a dare supporto alla prima. Ready for battle. Anti tank moving. Orders. Come on. One more past the dust. Ready for battle. Infantry ready for battle. Ready, sir. Infantry moving. Infantry reporting for duty. Il nemico abbastanza agguerrito, quindi gli obiettivi non sono sempre facili. Facciamo avanzare. Machine gun, oiled and ready. Ready for battle. Machine gun moving. Infantry on the move. Orders. Come on. Enemy. Un altro contatto. Yes. Infantry moving. Mitragliere. Infantry moving. Infantry reporting for duty. Fire! Orders. Yep. Yeah. Excellent work, men. This is a great victory for the Allied forces. Orders. E questa era praticamente la fine del game della Hütgen Forest, che dura quasi 4 ore o di più, dipende dalla vostra tattica e dalla vostra strategia, ovvio. La campagna magari sovietica, vediamo. La quarta battaglia di Kharkov. Quindi nella quarta battaglia di Kharkov abbiamo l'armata sovietica impegnata contro le forze del patto d'acciaio. E come potete vedere in questa mappa c'erano da liberare numerosi villaggi e piccole cittadine. Adesso l'ultimo obiettivo che è stato fissato è quello di arrivare alla stazione e liberare quindi la stazione.
ma prima di arrivare alla stazione ci saranno numerosi ostacoli da sorpassare. Quindi, come potete vedere, questi sono tutti i carri armati che abbiamo a disposizione. Il Su-76M, il potentissimo T-34, la bestia, il KV-1 pesante. Abbiamo i mezzi per la sussistenza, per la logistica. Abbiamo catturato anche dei carri armati dei nemici, che possono essere anche utilizzati in questa battaglia. E abbiamo i potentissimi razzi Katyusha a disposizione, più alcuni pezzi di artiglieria. In questa piccola cittadina c'è stata quindi una battaglia, come potete vedere, e il nemico è stato quindi cacciato. Facciamo avanzare qualche Su-76M. Abbiamo il famoso ISU-152, il distruttore di carri armati. Possiamo anche far avanzare magari l'artiglieria pesante per avere copertura a qualcuno di infanteria. Пехота идет! Двигаю орудие! Я готов! Да! Questo pezzo di artiglieria faceva parte dei nemici, ma è stato catturato ed ora lo utilizziamo quindi per la nostra missione. Abbiamo i granadieri, abbiamo i granatieri, abbiamo mitragliatrici pesanti, il medico. E una delle mie strategie principali è, le tattiche principali è sempre di utilizzare, se a disposizione, lo sniper. Lo sniper permette comunque di allargare la visione del campo senza essere visto. Quindi mandiamo lo sniper in avanti. Оживее! Ожидаю приказов. Мы готовы. Contatti potrebbero essere ovunque. Ecco i primi contatti. Ecco i primi contatti. Готовы к атаке! Атакуем!
выполнять приказ. Уничтожили цель. Quindi questa tattica di spostare il pezzo di artiglieria in avanti è stata abbastanza vantaggiosa, perché ci ha permesso comunque di, potete vedere, c'erano 3-4 blindati abbastanza pesanti in questa zona. Quindi possiamo far spostare in avanti il convoglio. Снабжение готов. Так что точечно. Мы готовы. Я готов. Готовы выполнять приказ. Понял. L'aria è sempre abbastanza pulita, quindi facciamo avanzare i nostri operatori. Устроим охоту на танки. Так точно. E anche qualche mezzo blindato di copertura. Приказы? Уже иду! Давай же! Уже иду! Так точно! Facciamo avanzare gli operatori. Слушаю! И кто-то идет! Солдат ПТ войск идет. Солдат ПТ войск идет. Il villaggio sembrerebbe pulito, anche se sembra ormai abbandonato. Quindi facciamo avanzare alcuni mezzi blindati per fornire copertura. E così via, andando fino a raggiungere l'ultimo obiettivo, che è quello della liberazione della stazione, come potete vedere. Questa campagna sovietica è molto avvincente, e anche perché l'esercito aveva a disposizione numerosi mezzi e numerose risorse. Andiamo a vedere un'altra campagna abbastanza interessante, magari quella di Africa. Quindi cambiamo totalmente dall'Europa orientale, ci spostiamo adesso nel scenario nordafricano, dove vedeva impegnato appunto le truppe del Patto d'Acciaio contro gli alleati. Qua abbiamo i blindati quindi del reggimento bersaglieri o italiani. Veicolo operativo. Il Fiat M1340 a disposizione, poi abbiamo altri blindati. Siamo pronti, signore. L'autoblindo 40. Pezzi di artiglieria. Trasporto pronto.